di più. La sfida, De Bortoli l'ha descritta molto bene, è molto difficile, perché non abbiamo una categoria europea. Ho fatto riferimento all'amministrazione, vediamo un po' al Parlamento europeo. I nostri partiti in questi anni non hanno saputo creare e non hanno voluto creare una classe dirigente europea, per cui noi non abbiamo i Pessarin che da 15-20 anni hanno avuto mandato alla CDU di stare in Europa, di portare avanti l'agenda politica della CDU in Europa, di fare sentire la voce del futuro Parlamento europeo, e guarda caso Pessarin, conosciuto al pubblico tedesco, diventa presidente del Parlamento europeo. Quando si è esperti, e prima non facevo il difese del governo, adesso non faccio il difese di gente che ha il mio profilo, ma quando si è esperti di Europa, Roma, ma si è guardati negli ambienti politici come un marziano, come qualcuno che parla di cose molto lontane e che non contano, perché quello che conta è il Vastallum, il Mattarellum, il Tattarellum, quindi questo è l'interesse della classe politica italiana, e per questo abbiamo una legge elettorale per il Parlamento europeo che non è competitiva, che è fatta per un'assemblea consultiva e che oggi non è adeguata per un'assemblea legislativa. Il Parlamento europeo è assemblea legislativa. Noi continuiamo ad avere una legge che non permette di selezionare una classe dirigente europea per l'Italia, e questo è certamente la responsabilità dei partiti. Per questo poi abbiamo bisogno, volendo, di 100.000 preferenze per essere eletto a Strasburgo. È chiaro che abbiamo i leader di partito, che ovviamente non saranno i deputati europei, abbiamo i giornalisti, eccetera, che spesso poi tornano a fare giornalismo, con risultati poi, ma questo è stato il dibattito. Cioè, non abbiamo quei deputati che servirebbero anche poi a portare un dibattito sull'Europa più maturo, più efficace nel nostro paese. Perché ero d'accordo con anche l'urgenza che c'era tra le righe dell'intervento di Ferruccio De Bortoli? Perché gli altri non ci aspettano, perché il Trattato di Lisbona già indica una via che sarà quella, diciamo, dei gruppi di paesi. Basta guardare alla difesa, l'Italia si parla di cooperazioni strutturate. Quel termine strutturato, dietro quel termine tecnico, c'è una scelta ben precisa, che non basta più volere fare delle cose più avanzate in Europa, occorre anche essere capaci. Allora, visto che non è più l'adesione ideale o la volontà politica di volere promuovere le iniziative europee, ma anche la capacità, è chiaro che diventa ancora più. Cioè, quella sfida che l'Italia ha vinto, come sappiamo, con le difficoltà per Maastricht, per entrare e rispettare i criteri, adesso è una sfida che non è più solo per l'Unione Monetaria, sarà sempre più così. Cioè, sempre più nell'Unione Allargata non basterà volere avanzare, ma bisognerà dimostrare di avere della capacità. Ecco perché, certamente, l'analisi, che è certamente più negativa che positiva sulla nostra classe dirigente, sia a livello politico che a livello amministrativo, a mio parere è motivo di preoccupazione. È motivo di preoccupazione anche perché siamo ormai in una situazione in cui a Bruxelles decidono le politiche senza la politica. A livello nazionale si parla di politica senza le politiche. Mi spiego. Le grandi decisioni fondamentali che incidono sulla nostra economia, sulla nostra società, sulla nostra politica estera, ormai vengono prese a Bruxelles. Però a Bruxelles, vuoi per appunto la struttura comunitaria, vuoi anche per le deficienze strutturali d'Italia, non partecipiamo attivamente in maniera consapevole al dibattito politico. Quindi noi abbiamo delle politiche senza averne veramente dibattito. E in Italia parliamo di politica senza però capire o stretti comunque all'interno di parametri che sono fare legislatori, ma anche la questione del costo. È chiaro che lì agiamo all'interno di parametri europei, come per quanto riguarda una legge finanziaria, come per quanto riguarda i fondi per la ricerca. Cioè, se voi analizzate, ormai non c'è ormai quasi un settore in cui è possibile fare politica a Roma senza avere prima partecipato in maniera attiva al dibattito politico sul tendente e poi senza conoscere cosa il livello comunitario abbia stabilito.